Bentrovati, buon pomeriggio, siamo tornati, siamo pronti a continuare il nostro Festival del Futuro con la sessione pomeridiana, quella che ci condurrà poi verso il termine di questa quarta edizione, ma sarà intensa e molto appassionante. Sì, è il gran finale di una 3 giorni di questa quarta edizione con un parterre eccezionale, con dei temi eccezionali, quelli che vogliamo affrontare con il Festival del Futuro, l'abbiamo detto, lo ripetiamo perché ne siamo fieri, affrontando il presente con gli occhi rivolti al futuro, ma con l'idea di costruire subito qualcosa di concreto e di importante. In questa sessione pomeridiana che si svolgerà con il sostegno di Calzedonia, noi sviscereremo altre tematiche che ci stanno a cuore, che riguardano la nostra quotidianità e che vanno anche evidentemente oltre. Allora, Paola, se sei d'accordo, inviterei chi sarà il maestro di cerimonia di questa seconda, seconda fase della giornata, di questa sessione così preziosa e così importante. E allora invitiamo sul palco subito Matteo Montana, amministratore delegato del gruppo editoriale Athesis. Buongiorno. Grazie. Grazie, lasciamo il palco per questa sessione. Grazie a voi e buonasera a tutti. Ben ritrovati al Festival del Futuro. Iniziamo con una sessione che è la novità di quest'anno ed è la pagina che il Festival del Futuro apre, dedicata al rapporto fra la cultura, il Made in Italy e l'innovazione tecnologica. È un nuovo scenario che approfondiamo e diciamo, siccome la fortuna bacia gli audaci, apriamo con un colpo di fortuna. Abbiamo qua un po' per caso, ma molto volentieri, sottosegretario all'Università Montaruli e il sottosegretario alla cultura Mazzi, che invito sul palco. Benvenuta, benvenuta al Festival del Futuro, caro Gianmarco, benvenuta. Allora, è un fuori programma e come tutti i fuori programma, quindi andrà a braccio. Naturalmente Gianmarco è veronese, ci conosciamo da sempre, grande amico del Festival del Futuro e dell'Arena, e conosce il Festival. Augusta, se possiamo darci del tu. Assolutamente sì. Ci diamo del tu al Festival del Futuro. Invece diciamo, arriva oggi a Verona per un altro motivo che poi ci racconterà. Gli abbiamo raccontato un po' il Festival del Futuro, soprattutto questa sessione. È un grande, diciamo, onore e appunto fortuna poter parlare di cultura, Made in Italy e innovazione tecnologica con chi si occupa da una parte appunto di cultura, Gianmarco, e Augusta di ricerca e università. Allora, so che siete a Verona per un motivo, magari ce lo vuoi raccontare tu, Augusta, perché ha molto a che fare col tema del Festival del Futuro, sì, secondo me. Sì, io questa mattina sono stata alla Fiera di Verona per Job e Oriente e poi successivamente ho fatto una conferenza stampa insieme al mio partito proprio per raccogliere l'appello che veniva da Confindustria, Verona, circa un piano per le competenze. Noi riteniamo, oggi che siamo esponenti di governo, che questo piano sia assolutamente necessario, quindi accogliamo la necessità di un'interlocuzione con il mondo dell'imprenditoria per fissare l'orizzonte delle politiche da attuare, non più in vista del PNRR, che certamente va completato e messo a terra, ma per i prossimi 20 anni, perché il tema che inizia a porsi è che cosa fare di tutte quelle opere e del bagaglio che il PNRR ci lascerà nel momento in cui saranno esaurite le risorse, perché ormai utilizzate. In questo ambito l'università e la ricerca hanno un ruolo strategico, perché noi dobbiamo superare quella difficoltà che molto spesso è in alcuni settori un surplus di laureati rispetto all'effettiva richiesta delle loro figure nel mondo del lavoro, e invece in altri settori come le materie scientifiche e tecnologiche in cui invece il numero dei laureati è al di sotto rispetto a quello che è il nostro fabbisogno. Pensare che siamo in un periodo storico in cui si rimettono finanziamenti per esempio sulle opere pubbliche e non avere ingegneri civili
È un problema, è un problema dell'università, è un problema del territorio, nello specifico delle regioni, è un problema nazionale e noi vogliamo invertire la rotta. Quindi accogliamo la suggestione di Confindustria Verona e del mondo dell'imprenditoria e facciamo in modo che non sia più una suggestione, ma apriamo un canale perché effettivamente esista un piano delle competenze che renda virtuoso il percorso della formazione che parte dalle scuole, della formazione superiore, quindi nell'università, della ricerca anche applicata e quindi un arricchimento del mondo del lavoro. Questo è un passaggio fondamentale, credo, abbiamo avuto Raffaele Boscaini a sottolineare l'importanza di questi temi, quindi è, direi, perfetto avere questa conferma e così presto, tra l'altro, insomma, dimostra anche un tempismo. L'assemblea di Confindustria si è svolta di, mi pare, meno di 10 giorni fa, quindi insomma. Beh, d'altra parte voi vi chiamate Festival del Futuro, ma il futuro inizia nel presente, esatto. Quindi anzi, non perdiamo tempo. PNRR è già passato, praticamente. Esatto. magari, no. Allora, Gianmarco, invece, direi sempre tema opportunità dei giovani, credo c'è una grande opportunità per il mondo sconfinato della cultura di digitalizzarsi, è uno dei temi, quindi vuol dire una grande opportunità per il patrimonio culturale, per lo Stato italiano e anche una grande opportunità per i giovani che ci potranno lavorare. Però immagino che le sfide non siano poche, no? Sì, io ho iniziato da poco, tra l'altro io sono qua a casa, qui c'è anche l'assessore della cultura Marta Ugolini, l'assessore di Verona, del Comune di Verona. Io qua sono a casa, lo dico per gli ospiti in sala, perché oggi parlo come sottosegretario, ma in realtà sono di Verona e ho anche seguito la nascita, direi, di questo evento Festival del Futuro. Mi ricordo quando quattro anni e mezzo fa, sì, diciamo, Matteo Montan me ne parlava e dicevo: beh, è una cosa bella che un gruppo editoriale così importante, diciamo, così presente, centrale nella vita della nostra città e non solo della nostra città, di tutto il territorio, di tutta la regione, poi c'è Brescia, insomma. Quindi una realtà molto importante, pensi a un festival del futuro. Diciamo che il nome di questo festival è un po' alla stessa smisurata, diciamo, dimensione del nome cultura, cioè futuro e cultura sono un po' quelle parole, io sono un po' appassionato delle parole e del senso delle parole che noi oggi magari abbiamo un po' perso, perché quando parliamo, insomma, c'è una tale, come dire, scambio ormai dialettico tra le persone, attraverso i social, attraverso tutto, che ormai le parole rischiano di perdere un po' il significato. Invece io ci penso a volte alle parole e come nel pensare alla parola futuro penso a qualcosa che non riesco neanche a, non riesci a definirne i confini, non riesci a ragionare nei confini, la stessa cosa è la cultura. Potete ignorare quello che leggete. No, io lo guardo. Ah no, infatti guardavo quello. Siete un fuori programma. Perché si è fermato. È apparsa una roba che dice stop. Non voglio portare via molto tempo. No, e quindi la cultura, tra l'altro, diciamo in senso tecnico, il Ministero della Cultura, come sapete, si occupa sia dei beni culturali, lo dico magari per i ragazzi che sono qua presenti, è un ministero che accorpa due mondi che forse sono anche un po' diversi tra di loro, quello che riguarda i beni culturali, io dico la pietra, diciamo, quello che ci è tramandato dalla storia, tutto questo immenso patrimonio che fa dell'Italia uno dei paesi più importanti, se non quasi il più importante al mondo per risorse, e poi tutta la parte che invece riguarda lo spettacolo dal vivo, le attività di spettacolo dal vivo. Allora, cosa mi viene a dire? Lì vedo la sfida della cultura e del Made in Italy. La nostra idea è quella che la cultura diventi molto importante per le nuove generazioni. Cioè, noi vorremmo riuscire, è una sfida questa, è una sfida per tutto il mondo della cultura. Stavo raccontando prima a Matteo e ad Augusta che è uscito uno studio, un documento della Corte dei Conti che denuncia quanto purtroppo l'Italia sia indietro nella digitalizzazione, che è quasi drammatica questa cosa, cioè la digitalizzazione del nostro patrimonio culturale è molto indietro. Uso questo come esempio perché è evidente che la nostra concentrazione adesso dovrà andare lì. Noi dovremo lavorare nel futuro per togliere un po' di retorica quando parliamo di cultura,
perché la cultura comunque ha tanti valori, e pensare in senso un po' più pratico, perché la cultura è per noi, può essere una leva fondamentale sia dal punto di vista occupazionale, perché può essere molto attrattiva anche per le giovani generazioni, ed è molto importante anche da un punto di vista economico. A volte si banalizza un po', ma si dice che il Ministero della Cultura è forse il ministero più vicino al Ministero dell'Economia, perché noi forse non siamo così ancora completamente consapevoli, o meglio, ne siamo consapevoli, ma non agiamo nel senso giusto, non abbiamo agito fino ad oggi nel senso giusto nel considerare tutto il nostro patrimonio un immenso giacimento da cui dovremmo estrarre le risorse che possono portare all'Italia sempre più ricchezza. Per cui questa è un po' la nostra visione della cultura, oltre al fatto che noi dentro diciamo il lavoro che faremo sulla cultura vediamo anche evidentemente anche non una difesa ma un sostegno del Made in Italy, perché vicino alla cultura si accostano sempre le parole ad esempio di difesa, cioè di conservazione che è giusta, e valorizzazione della cultura, però in realtà una parola molto importante che a volte viene trascurata è la promozione della cultura, che non è la valorizzazione, perché la valorizzazione è un termine un po' più ambiguo, perché attiene alla conservazione, diciamo, per cui nel termine valorizzazione c'è anche un significato limitante, secondo me. Apparentemente sembra un termine tutto aperto, invece è anche limitante. Valorizziamola, però allora dobbiamo limitarla, non dobbiamo renderla troppo popolare, non dobbiamo, adesso non faccio riferimenti a situazioni locali, chiaramente, però. E invece promozione, che tra l'altro è una parola che c'è dentro la Costituzione, ha un significato molto preciso. Noi dobbiamo promuovere la cultura a tutti i livelli, internazionale, locale, presso le giovani generazioni, e farlo diventare veramente uno strumento di crescita e di sviluppo per l'Italia. Gianmarco, grazie. E tra l'altro, sì, ma, no, ma appunto è ben usato, come si dice in questi casi, peraltro. Promozione della cultura sarà anche uno dei temi che tratteremo proprio nella prossima panel, quindi se avete il tempo di restare, se no vi salutiamo. Quando, insomma, e sapete che siete il Festival del Futuro, grazie. È casa vostra. Grazie Gianmarco, grazie Augusta. Prego, grazie a tutti, grazie. Grazie al sottosegretario Mazzi, grazie al sottosegretario Montaruli, che saluto. A questo punto chiamo sul palco la assessore o assessora Marta Ugolini del Comune di Verona, mentre saluto in sala i numerosi onorevoli presenti che sono venuti a visitare a far visita al Festival Futuro. Buongiorno, buongiorno. Assessore, grazie di essere qua. Allora, noi oggi ci occuperemo di come la tecnologia sta appunto approcciando il mondo della cultura, dell'innovazione e del Made in Italy. Lei è assessore da pochi mesi alla cultura e al turismo, e è da un po' più di qualche mese ordinario di economia e di gestione aziendale, quindi conosce perfettamente, insomma, le dinamiche all'interno delle quali ci muoviamo. È una sfida, diciamo, importante, credo che l'aspetta. Le chiedo, immaginando Verona fra 5 anni, quanto pensa che possa essere il peso che ha trasformato Verona della tecnologia e dell'innovazione rispetto invece alla sua storia? Buongiorno a tutti, e grazie davvero dell'invito, è un piacere essere qua. Vi porto i saluti del sindaco Damiano Tommasi della città. È stato qua in apertura. Arrivo insomma in seguito. Tema della cultura per la valorizzazione, tutela, promozione del patrimonio culturale, materiale e immateriale di Verona. C'è tanto, tanto, tanto da fare, perché se quello che diceva Gianmarco Mazzi prima è vero a livello generale, lo riscontriamo anche nella nostra bellissima città, su cui l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che non dobbiamo solo pensarla in termini delle tecnologie esponenziali più spettacolari come i visori, i blockchain, le cose di cui si parlerà, ma anche
facendo qualche passo indietro di, per esempio, raccolta di dati, di digitalizzazione dei processi. Insomma, c'è da fare parecchio. Cosa può fare il digitale per la cultura? Può migliorare la diffusione, quindi nella promozione, quello che sono le registrazioni, le fruizioni a distanza, l'abbiamo visto, lo streaming aiuta a rendere accessibile le attività culturali laddove non lo sono e quindi supera una prima barriera. Può migliorare i servizi e migliorare magari andando a intervenire su elementi di debolezza. Pensiamo quando viene digitalizzato il patrimonio delle biblioteche. Questo non diventa non più solo accessibile con i criteri di catalogazione che ha un bibliotecario, ma diventa navigabile e fruibile magari anche a distanza. Ma soprattutto, e qui sulla nostra città dobbiamo intendiamo e vogliamo lavorare molto, la tecnologia aiuta a rendere accessibile il patrimonio culturale, sia in senso fisico, ovviamente, quindi aiutando chi ha magari delle disabilità o dei problemi a riuscire a godere di questa bellezza, ma anche quando si parla di accessibilità si intende accessibilità economica, perché può essere reso disponibile con un minore sborso di denaro o con un minore sborso di altre risorse come il tempo. Oggi le tecnologie ci consentono, per esempio, di accedere ai musei con le visite prenotate e quindi di non avere i turisti fermi, ma di averli magari in giro per la città a fruire di altre parti del patrimonio culturale. E infine, ed è un po' il mio punto fisso, rimuovere le barriere e rendere accessibile su un piano cognitivo. Perché è vero che c'è l'offerta, ma dobbiamo lavorare sul lato della domanda e abbiamo una parte di domanda di beni, di servizi, di attività culturali che non fruisce perché si sente a volte inadeguata di fronte a quella che è la cultura alta o il suo modo, il suo linguaggio. E quindi la tecnologia digitale, pensiamo alla gamification, l'uso dei videogiochi in situazioni anche culturali, come può aiutare invece a rendere piacevole, oltre che bello, una visita museale piuttosto che magari una passeggiata in un'area archeologica. Quindi tantissimo da fare su tanti piani, più facile e più difficile, ma ci lavoreremo. Direi che un po' di tempo ce l'ha, noi siamo qua col Festival del Futuro ogni anno, quindi magari ci rivediamo l'anno prossimo per vedere dove siamo. Intanto, bene, intanto siamo partiti con i musei a prenotazione, che e questo è già un pezzo. Piccolo passo. Bene, grazie all'assessore.